Oggi il mercato italiano è fatto di fasce di banche, c'è la fascia A, la fascia B e la fascia C, come noi spieghiamo nel manuale Win the Bank come scegliere una banca. Le banche di fascia A sono, a titolo d'esempio, Unicredit, San Paolo Intesa, eccetera. Le banche di fascia B sono le banche oggi competitive in alcuni mercati. Facciamo un esempio, il Banco di Desio. Le banche di fascia C sono le banche più piccole, c'è tutto il mondo per esempio delle banche casse di credito cooperativo. Allora, cosa succede? Succederà che le banche di fascia A oggi a quanto prendono il denaro? Prendono il denaro allo 0%. Da chi lo prendono allo 0% o 0,%? Lo prendono dalla Banca Centrale Europea e lo prendono dai risparmiatori. I risparmiatori sono la nonnetta che porta i soldi a Banca Intesa, le danno lo 0, altrimenti la Banca A va dalla Banca Centrale Europea e si fa dare il denaro lo 0. Dopodiché la Banca A potrebbe dare il denaro, supponiamo, all'1%. A chi? Beh, le potrebbe dare a aziende di buona fascia. Ma che cosa le conviene fare? Le conviene andare dall'azienda ottima, per esempio quelle che vengono chiamate middle corporate. Non sono le large corporate, cioè non sono le autostrade italiane, sono le aziende di grande dimensione, ma non sono la Fiat per capirci. A queste aziende middle corporate la banca dà il denaro allo 0,3%. Ora, per la legge di Basilea dice: tu, in funzione del rischio, devi accantonare più patrimonio a riserva. Quindi, se io faccio pagare il denaro all'1%, dovrò accantonare più patrimonio a riserva. Se invece do il denaro allo 0,3%, io ne posso dare di più, perché 0,3% costa meno dell'1 perché quell'azienda middle corporate sarà meno rischiosa di questa azienda all'1%. Quindi la banca grande avrebbe la convenienza, a titolo d'esempio, di dare 100 milioni di euro a una middle corporate allo 0,3%, perché guadagna il differenziale tra 0 e 0,3%, ma dando dei volumi giganti e accantonando poco a riserva. Le banche C spariscono già oggi, perché per esempio tutto il mondo di circa 300 banche di credito cooperativo, sono di più, diventeranno due, e queste due, che sono due holding, holding 1 e holding 2 del mondo del credito cooperativo, di fatto diventeranno banche di fascia A, cioè banca di grande livello. Rimangono a questo punto le banche di medio livello. Ho detto il Banco di Desio, potrei dire qualunque banca di tipo regionale oggi esistente sul mercato italiano. Questa banca a quanto compra il denaro? Non lo compra allo 0%, lo compra all'1%. Perché? Perché non riesce ad accedere ai fondi BCE con la stessa facilità delle grandi imprese, delle grandi banche, e soprattutto non può promettere ai risparmiatori un rendimento basso, perché è più rischiosa della banca A. Perché è più rischiosa della banca A? Perché ha meno patrimonio, ha meno solidità. Le regole che leggiamo sul Sole 24 Ore parlano di patrimonialità. Poiché la banca B è meno solida della banca A, i risparmiatori dicono: se io porto il denaro da te, che sei più rischioso, voglio essere pagato di più. Quindi vogliono l'uno, non lo zero. Ma se lei prende il denaro all'uno, potrà prestare i soldi alla middle corporate allo 0,3? Evidentemente no. Da chi andrà? Andrà sul mercato della piccola e della micro impresa e darà il denaro al 4%. Solo che la banca B non dà 100 milioni di euro, ma dà 100.000 euro, 100K. Lei guadagnerà un differenziale del 3%, ma quante operazioni da 100.000 deve fare per stare sul mercato? Un mercato che vale 100 milioni con un'operazione sola? Tantissime. E accantonerà tantissimo a rischio di patrimonio. Perché? Perché sta correndo un rischio molto alto. Quindi il sistema andrà in un circolo vizioso, per cui che cosa succederà? Che le banche B un domani rischiano di andare fuori mercato. Non rischiano di andare fuori mercato, andranno fuori mercato per forza, perché non reggono la concorrenza con le banche A. Quindi che cosa succederà? Succederà che le banche A compreranno le banche B e spariscono anche queste. Quindi noi ci troveremo nell'arco di 4-5 anni ad avere 8-10 banche in Italia che si sono mangiate le banche B e le banche C, con un ulteriore problema, che
che arriveranno delle banche A1 maggiore di A, che saranno banche estere, che rischieranno di comprarsi il mercato delle banche A. Questo è lo scenario che vedo io. In quello scenario, se tu sei una piccola e micro impresa e se tutto il mercato si sta orientando qui, o tu sai come essere interessante per quel mercato, o tu non avrai più gli interlocutori di oggi che sono banca B e banca C che ti prestano i 100.000 euro. Quindi il vero rischio è che domani ci saranno molte più opportunità ma per pochissimi e molte meno opportunità per tanti. Quindi se tu sei un mercato di piccola e micro impresa, si apre per te un grande periodo problematico, perché rischi di fare la fine di questi qua. Non avrai più un interlocutore di tua dimensione, avrai un fornitore che è di una dimensione enorme rispetto a te, che si chiama banca di tipo A, mentre tu sei un microbo all'interno dell'universo. Cosa devi fare? Devi studiare come funziona quell'universo.